Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per un nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Andremo a vedere anche cosa combinano Ettore e Lady Fandom in giro per Londra. In questo video vogliamo parlarvi di una nuova raccolta manga legata a One Piece che uscirà in Giappone il 22 luglio e che molto probabilmente Edizioni Star Comics in futuro porterà anche qui da noi, in Italia. Per celebrare i 25 anni di serializzazione di One Piece, Shueisha ha rivelato che presto inizierà un nuovo progetto manga correlato all'opera principale. Stiamo parlando di One Piece All Face e nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump che uscirà settimana prossima ci sarà un poster legato a questo. Opera. Il 22 luglio, infatti, in Giappone prenderà il via questa nuova pubblicazione. Si tratta momentaneamente di 3 volumetti e copriranno i primi 60 volumi della serie. Ma in cosa consisterà? Raccoglierà tutti i volti dei diversi personaggi che Eiichiro Oda ha disegnato durante i 25 anni di pubblicazione di One Piece. One Piece All Face volume 1 andrà dal volume 1 al volume 23. One Piece All Face volume 2 andrà dal volume 24 al 45 e One Piece All Face volume 3 andrà dal volume 46 al volume 60. E penso che lo stesso Eiichiro Oda si meraviglierà di quanti personaggi sia riuscito a disegnare nel corso di questi anni. Al momento, come d'annuncio, questi primi 3 volumi copriranno fino al volume 60 di One Piece. Il volume 60 segna tutta la prima parte del manga, prima del time skip, ovvero dei 2 anni dopo. Per chi non lo sapesse, è proprio nel volume 61 che assistiamo allo scorrere dei 2 anni. Questa raccolta, All Face, questa nuova raccolta, un po' ci ricorda One Piece Doors. La raccolta di tutte le copertine dei capitoli e delle mini avventure. In Italia al momento sono stati pubblicati 3 volumetti, arrivando fino alla cover del capitolo 862. Sicuramente One Piece All Face è una raccolta che per completezza ogni collezionista e ogni fan accanito dell'opera vorrà avere. Me incluso, non mi nascondo. Che poi stanno trovando tutti i modi per lucrarci sopra e quant'altro, quello è un altro discorso. Ma ora ci spostiamo direttamente a Londra, con mio fratello che oggi ha visitato i luoghi di Sherlock Holmes, omaggiando Arthur Conan Doyle, ed è impossibile ovviamente non citare Detective Conan. Vediamo un po' cosa ci mostrano. Intanto se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Siamo ragazzi, indovinate dove con questo cappello, dai, non è difficile da indovinare. Siamo a Baker Street di fronte al 221B perché c'è il museo di Sherlock Holmes. Lo sapete, no? Il 221B di Baker Street è l'indirizzo di Sherlock Holmes. E sì, ho preso il cappellino a tema che in realtà è un regalo da parte sua per mio fratello, per Dario. Ma siccome è tanto bello, io lo userò per farmi le foto. E quindi sì, Dario, sorpresa, questo sorpresa. È per te. All right. Quando io mi ammazzo, vero? Sure. Smettila! Come on! Abbiamo preso il pedalò, da non si dice pedalò, qua si chiama pedalo boat, giusto? Pedalo boat, va bene. Io sto cercando di direzionare. Vedete, siamo a Regent Park? Regent Park. Vicino a Baker Street, io ho il cappello di Sherlock perché ora tra poco comunque parleremo un po' di Sherlock. Per caso quello ci ha detto di stare attento alle papere? No, non lo so, ci ha detto qualcosa, però. Però vabbè, anche se non ce lo dice bisogna stare attenti alle papere. Ragazzi, siamo qui sul fiume, no? Sul fiumiciattolo di Regent Park. Stiamo pedalando in attesa di visitare il museo di Sherlock Holmes, ovvero la sua casa al 221 di Baker Street. Io ho il cappello appunto per questo motivo e quindi nell'attesa ci troviamo in questo posto tutto acquatico, no? E l'acqua,
il colore dell'acqua, posso dire il colore dell'acqua? Beh, questa ambientazione acquosa mi ricorda comunque un momento particolare della vita di Sherlock Holmes, ovvero la sua fine. Cosa brutta da dire, un momento particolare della vita di Sherlock Holmes, ovvero la sua fine. Dritto. Sappiamo, no, come muore Sherlock Holmes all'interno dei romanzi, quando cade dalle cascate di Reichenbach con Moriarty. Si dice così, giusto? Reichenbach? Ok. Reichenbach. E vabbè, e quindi ci sta, no? Pensiamo alla morte di Sherlock Holmes col cappello di Sherlock Holmes in mezzo all'acqua. Ma va bene, a parte questo, comunque, di cosa vi voglio parlare nel frattempo che siamo qui a pedalare? C'è un motivo per cui ci siamo, perché anche per mio fratello è stato così, ci siamo legati tanto a Sherlock Holmes. E ci siamo legati alla figura di Sherlock Holmes, che è un personaggio importantissimo della cultura londinese, anche tramite, attraverso il manga di Detective Conan. Perché Detective Conan è una lettera d'amore per Sherlock Holmes. Se ci pensiamo, già solo il nome, Conan Edogawa, richiama l'autore di Sherlock Holmes. L'autore di Sherlock Holmes è Conan Doyle ed è un autore proprio londinese, era di Londra. E Conan ha questo nome particolare perché il suo vero nome è Shinichikudo, come sappiamo. Quando poi torna bambino per via dell'organizzazione nera, assume questo nome particolare che è Conan Edogawa. Conan per Conan Doyle, Edogawa invece per un altro autore giapponese, che è Edogawa Rampo, che è l'autore di un'altra storia di detective, in cui detective si chiama Kogoro e qualcosa che adesso non ricordo. E infatti la citazione a Kogoro poi è il padre di Dan. C'è quindi questa citazione non solo a Sherlock Holmes, ma anche a quest'altro detective Kogoro della cultura giapponese, che avviene attraverso appunto il nome di Conan Edogawa. Detective Conan è una lettera d'amore per Sherlock Holmes. Anche l'indirizzo, il 221 di Baker Street, che è la casa di Sherlock Holmes, è citato all'interno del manga di Detective Conan. Se ci pensiamo, Conan abita a Baker City, e Baker City richiama molto il nome Baker Street. Un po' la pronuncia giapponese ci fa pensare proprio a quello, Baker City, Baker Street. Poi Conan abita nel distretto numero 2 all'interno del blocco 21, e quindi ragazzi, distretto 2, blocco B21, 221B Baker Street, è proprio un richiamo veramente importante. Ma non è comunque un segreto questo legame tra Conan e Sherlock Holmes, perché anche all'interno del manga stesso viene detto più volte che il detective preferito di Conan è appunto Sherlock Holmes. E se ci pensiamo, c'è anche una bella serie di capitoli ambientata proprio a Londra, perché c'è una parte in cui Conan riesce finalmente ad andare a Londra, ovvero la patria di Sherlock Holmes. Vediamo un po' come mi sento io oggi qui a Londra. Sono andato un po' nella patria di Sherlock Holmes a vedere quei posti che ha visitato Conan stesso all'interno del manga. Ed è bellissimo, ragazzi, è un'emozione davvero, davvero, davvero molto bella. Pensandoci, poi anche una serie di capitoli davvero molto bella, quella ambientata a Londra, perché anche il momento in cui Conan, questo può essere spoiler per chi non ha seguito tutte le avventure di Conan, in cui Shinichi, perché Conan riesce a tornare Shinichi per qualche istante a Londra, e riesce finalmente, o meglio se non ricordo male, riesce finalmente a dichiararsi a Ran. Quindi è proprio una serie di capitoli davvero interessante. Ragazzi, adesso penso di aver parlato già abbastanza per quanto riguarda sia il personaggio di Sherlock Holmes che il personaggio di Conan, quindi adesso anche mi fermo qui. La cosa importante è che tutti e due i personaggi sono legati da questa grande capacità di saper risolvere i misteri più difficili. Conan è questo ragazzino con la mente di un adulto che riesce a trovare la verità in qualsiasi circostanza. Sherlock Holmes è colui che, eliminando l'impossibile, pur improbabile che sia, ciò che resta deve essere la verità. Quindi ragazzi, adesso vi saluto, con questo è tutto dal fiume di Regent Park, e adesso tra poco andremo al museo di Sherlock Holmes, speriamo di poter fare dei video, di riprendere qualcosa, non so se è permesso, ma se si può lo farò con tutto il cuore, così poi nel montaggio video inseriremo tantissime cose che riguardano appunto il mondo di Sherlock Holmes.
Ah, un'ultima cosa. Di recente era stata messa anche una statua di Detective Conan qui a Londra per omaggiare il personaggio della cultura nipponica. Però purtroppo adesso non c'è più, mi sa che l'hanno tenuta solo per un po' di tempo. Quindi vabbè, niente Conan, ma abbiamo Sherlock Holmes. Ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo dopo. Ciao! C'è quella cosa. Mi chiamo la signora Hudson. Signora Hudson? Oh, il bello. Siamo ancora a Baker Street, abbiamo appena terminato la visita della casa e è stato davvero emozionante, mamma mia. Avete presente, no, la serie Sherlock con l'attore Benedict Cumberbatch? Cumberbatch, questo no, perché questo cognome è impossibile. Comunque, l'attore di Doctor Strange, ragazzi, lo conoscete tutti, no? Quella è una bellissima serie su Sherlock. E comunque lo studio, c'è la casa di Sherlock. Per noi, fatta sì. Bene. La casa di Sherlock era identica, ci somigliava molto, davvero ragazzi, sì, impressionante. Sì, molto bene, molto somigliante. Quindi ci siamo divertiti tantissimo. Comunque riflettevo su una cosa, io prima vi parlavo lì sul pedalò della morte di Sherlock. Sherlock muore nei romanzi perché Conan Doyle, arrivando a un certo punto, ha odiato il personaggio che ha creato perché è diventata addirittura più famosa di lui e allora voleva sbarazzarsene, cosa che i fan poi non gli hanno perdonato e dopo che è morto nello scontro con Moriarty cadendo lì nella cascata decide di riportarli in vita poi anni dopo per continuare a scrivere altre storie su Sherlock. Direi che i fan hanno fatto bene perché non si fanno queste cose. Esattamente. Ragazzi, concludiamo qui questa parte relativa a Sherlock, a Detective Conan, a Londra, qui da Baker Street. Vi salutiamo e alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi.